Vai. Allora, ci troviamo qui in quanto è stato programmato nei giorni scorsi da parte di CGIL ed RDB di categoria lo stato di agitazione del personale. Questo per lanciare nuovamente un segnale di allarme su quelle che sono le condizioni pessime in cui oggi si trovano ad operare i vigili del fuoco di Genova e più in generale i vigili del fuoco liguri. Tutto questo è dovuto non solo alle carenze di organico, ma anche ai riflessi negativi rispetto al comando di Genova, che ci troviamo a gestire quotidianamente per via di problemi creati anche dal dirigente locale. Questo per quanto concerne sia il mancato rispetto di circolari vigenti rispetto alla gestione delle emergenze, piuttosto che al fatto, nello specifico, accaduto qualche giorno fa durante l'emergenza di Sestri Ponente, laddove molti di noi si sono trovati a lavorare addirittura 41 ore su 48, con riflessi negativi non solo a livello fisico per chi si è trovato in questa condizione, ma soprattutto poi rispetto anche a quella che è stata la gestione dell'emergenza stessa e quindi rispetto alle risposte che sono state date solo parzialmente alla cittadinanza, in particolare del ponente genovese. Oggi ci troviamo in una difficoltà che quindi non è più soltanto nostra, ma è una difficoltà di cittadinanza e oserei dire di diritti di cittadinanza, perché nel momento in cui non vengono garantiti i parametri minimi rispetto alla gestione del soccorso in una provincia come quella di Genova, automaticamente il problema non è più soltanto dei vigili del fuoco, ma diventa un problema dei cittadini e quindi di tutti. Questo oltretutto ci porta a dire come organizzazioni sindacali, che tra l'altro in questa città rappresentano quasi l'80% del personale, quindi voglio dire la valenza di questa conferenza stampa ha dei valori alti nel momento in cui è alta la rappresentanza del personale, ovvero quando due sigle sindacali rappresentano quasi l'80% e dichiarano uno stato di agitazione, credo che ci sia la consapevolezza da parte nostra, ma soprattutto dei lavoratori, del fatto che non ci sia più tempo per attendere, ma sia arrivato il momento, ecco, di far sentire forte la nostra voce per risolvere una problematica che ormai è cronica. E la cronicità non dura da oggi, ma ormai da anni. Se aggiungiamo poi il fatto che questo è uno dei comandi in Italia laddove l'età media è altissima, si parla di 44-45 anni, voi capite bene che i problemi hanno dei riflessi, dei contorni non marginali rispetto alla sicurezza di chi opera, specialmente se costretti a lavorare addirittura 41 ore come è successo. Noi ci troviamo a dover dare una risposta, e per noi è un dovere reclamare un'attenzione da parte delle istituzioni su un problema che ereditiamo, ma è un problema antico, è il problema dei tagli effettuati sulle risorse. Il servizio di soccorso si sostiene di risorse che vengono dalla gestione governativa. Se queste risorse vengono meno, il servizio di soccorso resiste fin tanto che resistono gli uomini e dopo è destinato a non può sostentarsi solo di buona volontà. Quindi noi abbiamo iniziato questa protesta come atto, diciamo così, un po' estremo che tende a manifestare un disagio che prima di tutto è un disagio per il mancato servizio che si rende alla cittadinanza. E il servizio di soccorso non è un qualcosa di procrastinabile, non si può dire lo facciamo domani. Quando ci troviamo di fronte ad un'emergenza noi dobbiamo agire tempestivamente. Se non siamo messi in grado di fare questo, viene meno tutto un compito d'istituto che per noi non è solo un compito d'istituto, è qualcosa che ci coinvolge direttamente, emotivamente anche, oserei dire. Allora, noi abbiamo problemi su due piani. Prima con un'amministrazione che è sorda alle nostre richieste di rinnovo dell'organico, di aumento dell'organico, di
maggiori risorse impegnate, e l'altro è con il dirigente locale, che chiaramente è un tramite dell'amministrazione, ma che personalmente introduce degli elementi ulteriormente negativi nelle relazioni sindacali. Soprattutto nella gestione degli eventi calamitosi vengono in evidenza delle inadempienze che sono strutturali, sono importanti e che quindi ci creano alcuni problemi che vogliamo che siano ben noti, che vanno a sommarsi a quello che è uno stato generale di crisi.